E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Dr. Tech e oggi sono qui per mostrarvi un prodotto TIM. Oggi in questo episodio di Spacchettatech vi mostrerò il nuovissimo modem di TIM, ovvero il TIM Hub. Essendo un modem di ultima generazione, non ha più il blocco brandizzato, potrete utilizzarlo con qualsiasi operatore, quindi sia TIM, che sia Vodafone, che sia Infostrada. Viene considerato appunto modem di ultima generazione proprio perché è possibile collegare la fibra direttamente nel modem, fino a 1 gigabit per secondo. Possiede 4 porte LAN, di cui una LAN One, una porta fibra, quindi per il collegamento ottico. Essere utilizzato comunque anche con la semplice ADSL, solo che non dà tutte le prestazioni proprio perché è stato concepito per la fibra dai 100 mega in su. Due porte FXS, che sarebbero le porte quelle per collegare i telefoni di casa, e infine due porte USB, una 3.0 e una 2.0, per il collegamento di hard disk o stampanti appunto al modem e quindi in rete. Quindi con questo modem potrete navigare alla massima velocità grazie anche alla doppia banda che ha, ovvero quella a 5 GHz fino a 2000 MB al secondo e la banda a 2,4 GHz fino a 300 MB al secondo. Grazie alle 6 antenne di ultima generazione, posizionate appunto in tutti gli angoli del modem, c'è una copertura maggiore all'interno della casa. Io l'ho messo nella parte centrale della casa e riesco a navigare in tutti gli angoli della casa senza alcun problema, senza rallentamenti eccetera. Considerate anche che la mia stanza non ha il collegamento LAN, ma ha il collegamento del wifi ed è anche abbastanza lontana dal modem, ma comunque riesco a collegarmi tranquillamente e non ho problemi di connessione. Stiamo parlando anche di un modem autoinstallante. Non appena verrà collegato alla linea di casa, che sia Vodafone, che sia TIM, che sia Wind, riesce a scaricare le impostazioni necessarie per la navigazione e riesce a navigare appunto subito. Ci vorranno col primo avvio circa 5 minuti, potete iniziare a navigare senza problemi e senza dover magari installare programmi, senza dover andare nel pannello di controllo. Cioè chi ha TIM a casa e quindi anche il modem, il TIM Hub TIM, può scaricare l'applicazione MyTIM fisso e da questa applicazione è possibile modificare tantissimi parametri del modem. Si può comandare lo spegnimento del modem a distanza, cosa molto utile quando per esempio non volete che i vostri figli giocano a Fortnite e volete staccare la connessione. Ma ci sono tantissime altre funzioni all'interno dell'app, come per esempio quella di cambiare l'SSID di rete, la password e tantissimi altri parametri che solitamente vengono fatti dal pannello di controllo interno del modem. Invece con questa semplice applicazione potete trovarli tutti quanti in un solo posto e quindi è molto più semplice modificare le impostazioni del modem. Ho avuto modo di provarlo, lo provo già da un paio di mesi, devo dire che non ho riscontrato alcun problema. Adesso lo andremo a spacchettare per vedere cosa c'è dentro la confezione. Andiamo ad aprire la scatola. Devo dire che comunque nella scatola è tutto molto organizzato, infatti qui possiamo trovare tutti i cavetti che appunto riguardano il modem, cavetto DSL per il collegamento con la linea DSL e un cavo LAN RJ45 per collegare un dispositivo vicino magari. Da questa parte invece abbiamo il solito filtro telefonico che mettono sempre all'interno delle confezioni dei modem, in questo caso è tutto brandizzato TIM. Troviamo l'alimentatore a 12 V e ultimo ma non meno importante, il modem TIM. Ovviamente i vari manuali. Ed ecco qui il modem. Questo è il fogliettino con la password dell'SSID di rete. E qui c'è il modem. Ebbene ragazzi, spero che questo nuovissimo video vi sia piaciuto, se così fosse fatemelo sapere sotto nei commenti oppure lasciate un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video e ciao!